C'è anche un turismo a chilometro zero nel territorio dei Navigli, un turismo che ha Boffalora sopra Ticino come principale esempio. Nel paese lungo il Naviglio Grande, grazie a un progetto cofinanziato da Regione Lombardia, i turisti e anche i più giovani possono scoprire le bellezze di Boffalora con un tocco di smartphone, come ci spiega il vice sindaco Francesco Belloni. Ci troviamo a Boffalora sopra Ticino, lungo il Naviglio, e sono qui per parlarvi del bando Inquadra e Scopri di Regione Lombardia. È un bando che riguarda la promozione turistica. Boffalora Ticino fa parte del consorzio dei comuni dei Navigli e tramite il consorzio ci siamo aggiudicati appunto la produzione di tre targhe turistiche come questa, che appunto trattano di tre percorsi turistici diversi. Abbiamo il percorso Naviglio, in cui ci troviamo, e Boffalora presenta il Barchette. Abbiamo il percorso culturale e Boffalora presenta la Grangia Certosina, che è quella che appunto in questi anni ospita diciamo, la sede comunale. E poi abbiamo il terzo percorso, che è quello culturale e religioso, e Boffalora presenta il santuario dell'Acqua Nera. Questo progetto, con un semplice click, grazie a un sistema di QR code posto sulle targhe, permette di fornire agli avventori una breve descrizione del Barchette, del santuario dell'Acqua Nera, piuttosto che della Grangia, in modo da comporre un percorso a punti che alla fine porterà al completamento dell'iter turistico lungo i Navigli. Regione Lombardia, nell'ambito di questi bandi per la promozione turistica del territorio e anche nell'ambito del bando in Lombardia, ha proposto una serie di possibilità per, diciamo, finanziare questi percorsi innovativi che permettono anche ai più giovani di conoscere al meglio il nostro territorio. La cosa bella di questo bando è che con un semplice click, con un QR code, si può inquadrare la targa, viene presentata una breve descrizione del Barchette, della santuario dell'Acqua Nera piuttosto che della Grangia, e si può, diciamo, comporre un certo percorso a punti che alla fine porterà, diciamo, al completamento, diciamo, del percorso turistico lungo i nostri Navigli.